È la mattina del 27 agosto 1944, dopo una nottata di scaramucce con le retrovie tedesche in ritirata sulla linea gotica e dopo aver guardato da sud il fiume Metauro, arrivano le prime avanguardie dell'ottava armata, sono le truppe polacche. Da Porta Maggiore entrano in città tra ali di folla, uscita da ogni dove, incuriosita e festante. Stavolta la guerra è davvero finita. Questo passo, tratto dal volume Il giornale di Fano liberata dalla Fondazione Carifano, racconta i primi attimi della liberazione di Fano nel 1944, una memoria storica ripercorsa anche nella giornata di oggi, 25 aprile, 73° anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista. Un cerimoniale consolidato, ma sempre carico di emozione e trasporto, ha segnato le celebrazioni odierne a Fano, partendo dalla deposizione della corona d'alloro sulla facciata della residenza comunale alla presenza delle massime cariche civili e militari. Questa giornata, oltre che ricordare quei momenti, deve servirci per l'oggi e per il futuro, consapevoli che quella libertà, quei principi dobbiamo difenderli quotidianamente, a maggior ragione anche in questi momenti dove certe tendenze, certi nervosismi anche internazionali e anche interni possono mettere a repentaglio questi valori raggiunti con la resistenza. Dopo l'inno d'Italia, al ritmo di Bella Ciao, il corteo, composto da una folta rappresentanza di esponenti del mondo civile, pacifista e antifascista e dei centri sociali, in testa del quale gli esponenti della sezione fanese dell'Ampli, ci si è mossi alla volta dei giardini della Rocca Malatestiana per la deposizione della seconda corona, quella al monumento ai partigiani. Per noi oggi è un... È importante essere qui, ma noi siamo antifascisti sempre, tutti i giorni. Per noi la resistenza è vissuta giorno per giorno, soprattutto oggi in un momento in cui è fondamentale essere antifascisti contro i nuovi fascismi, nei quali dobbiamo assolutamente fare attenzione perché stanno purtroppo rialzando la testa in tante. Quindi l'Ampi ha il dovere di difendere i principi della Costituzione, quindi che è nata dalla resistenza. Banda in testa, poi il corteo si è mosso alla volta della Porta della Mandria per l'ultimo dei momenti ufficiali, il ricordo e la deposizione della corona ai caduti di tutte le guerre, per ricordare quanti hanno perso la vita o l'hanno sacrificata per un ideale di libertà. Ed è questo il compito al quale sono chiamate le istituzioni in questo giorno così particolare, quello appunto di non dimenticare, come ci dice il primo cittadino. È un dovere che noi abbiamo, in particolare chi rappresenta anche le istituzioni, ricordare e ringraziare anche queste persone che in molti casi giovanissimi hanno sacrificato la loro vita per far sì che altre persone fossero libere. Questo è qualcosa di straordinario e noi quel sacrificio oggi dobbiamo onorarlo e dobbiamo far sì che quel senso di libertà, quei diritti che tutti i cittadini devono avere, devono essere garantiti, dobbiamo fare di tutto per far sì che non vengano mai lesi. Il significato di questa giornata è anche questo.